Operazione Malea, blitz contro cosche ioniche nel Reggino, 12 arresti. È in corso dalle prime ore di oggi un'operazione antimafia della Direzione Distrettuale Antimafia di Reggio Calabria, diretta dal procuratore Giovanni Bombardieri. La Polizia di Stato ha eseguito numerosi provvedimenti restrittivi disposti dal GIP a carico di soggetti indiziati a diverso titolo e allo stato del procedimento in fase di indagini preliminari dei reati di associazione mafiosa, estorsione, tentato omicidio, detenzione illegale di armi, detenzione e spaccio di sostanze stupefacenti e violenza privata. Oltre che in Italia, l'operazione ha interessato anche il territorio estero, dove risiedono alcuni degli indagati. L'indagine ha colpito presunti esponenti delle cosche del mandamento ionico Reggino. Sono 12 i provvedimenti restrittivi, 8 in carcere e 4 agli arresti domiciliari disposti dal GIP di Reggio Calabria su richiesta della Direzione Distrettuale Antimafia e in corso di esecuzione da parte della Polizia di Stato. I soggetti arrestati sono ritenuti affiliati alla locale di Mammola, di cui è stata ricostruita tutta la catena di comando, ma anche le sue proiezioni in Lussemburgo, dove con il coordinamento di Eurojust e il supporto dell'unità ICAN del Servizio Cooperazione Internazionale di Polizia, il FAST Team della Polizia Nazionale sta eseguendo 3 delle 12 misure cautelari, per le quali è stato emesso un mandato di arresto europeo. Secondo quanto ricostruito dalle indagini, gli indagati esercitavano sul territorio un asfissiante controllo criminale, imponendo il pagamento del pizzo agli imprenditori che eseguivano lavori pubblici nell'area di competenza. Tra le vittime delle richieste estorsive figurano anche il titolare delle giostre che vengono installate in occasione della festa patronale di San Nicodemo. L'operazione è stata convenzionalmente denominata Malea, dall'antico nome del piccolo centro ionico. Violenta una giovane che gli aveva chiesto un passaggio, arrestato ventenne a Ciron Marina. I militari della stazione carabinieri di Ciron Marina, al termine di un'approfondita attività di indagine, le cui risultanze investigative sono state vagliate dalla Procura della Repubblica e concordate dal GIP del Tribunale di Crotone, hanno eseguito un'ordinanza di custodia cautelare in carcere nei confronti di un ventenne accusato di violenza sessuale, lesioni personali e violenza privata. Il giovane, secondo la minuziosa ricostruzione dei fatti operata dai militari dell'arma, al termine di una serata della movida dello scorso fine agosto, avrebbe approfittato della giovane donna salita a bordo della sua auto dietro la promessa di un passaggio per tornare a casa, per abusare sessualmente di lei all'interno della propria autovettura, per poi accompagnarla nelle vie di questo centro, dove la stessa incontrava alcuni amici coetanei che, percependo il suo stato di agitazione, l'avrebbero aiutata a raggiungere la caserma dei carabinieri di Ciron Marina per sporgere denuncia. I militari nella circostanza hanno richiesto immediatamente l'intervento dei sanitari del 118 che hanno visitato subito la giovane, visibilmente scossa da quanto accadutole poco prima. Quindi hanno proseguito con i necessari accertamenti investigativi del caso, protrattisi nei mesi a seguire e che hanno consentito la ricostruzione della vicenda delittuosa in esame. L'arrestato, al termine delle previste attività d'ufficio, è stato quindi condotto presso la casa circondariale di Crotone. Tenta di strangolare anziano nel crotonese, arrestato. Ha stretto una corda al collo ad un anziano di 86 anni che ha perso i sensi ed è caduto esanime sul pavimento. L'aggressore, a quel punto, credendolo morto, si è dato alla fuga. È accaduto a Umbriatico, piccolo comune dell'entroterra crotonese, dove i carabinieri, in seguito ad una breve indagine, hanno individuato l'aggressore, sottoponendolo a fermo per tentato omicidio. Si tratta di un 44enne di Umbriatico che conosceva la vittima, dalla quale, stando ad una prima ricostruzione, pretendeva del denaro. Di fronte al diniego dell'86enne, avrebbe quindi preso una corda, stringendola da dietro al collo dell'uomo. Ad evitare il peggio è stato l'intervento di alcuni familiari dell'anziano, che non avendolo visto per l'intera giornata, sono andati a casa, dove l'hanno trovato riverso sul pavimento, privo di sensi e con una grossa tumefazione al volto. Quindi hanno allertato immediatamente i carabinieri. L'anziano a quel punto è stato affidato alle cure dei sanitari e trasportato all'ospedale di Crotone, dove si trova tuttora ricoverato, ma non versa in pericolo di vita. Lo stesso 86enne ha quindi indicato ai carabinieri l'uomo che lo aveva aggredito. Qualità delle acque del nostro mare, a Lecci, tanta confusione.
Quella che ho in mano è una tabella che riporta alcuni punti di prelievo effettuati dall'Agenzia regionale all'ambiente sulla qualità delle acque del mare. Come potete vedere, l'ARPACAL ci dice che in alcuni casi la qualità dell'acqua è eccellente, in altri casi invece è scarsa e quindi il mare risulta inquinato. Sempre negli stessi giorni e sempre negli stessi punti di prelievo, anche Legambiente, attraverso la sua imbarcazione che ormai conoscono tutti, Goletta Verde, ha effettuato gli stessi prelievi e i risultati che però sono venuti fuori sono differenti. Questa è la stessa tabella però con i risultati pubblicati da Goletta Verde, nei quali ci dice che il mare è fortemente inquinato. Lungi da me chiaramente mettere in dubbio lo studio con professionisti seri e prelievi fatti da ARPACAL, ma altrettanto quelli fatti da Legambiente e da Goletta Verde. È chiaro che però per i turisti e soprattutto per i calabresi che portano i propri figli e vanno a mare lungo la nostra costa sorge un dubbio e c'è un po' di confusione. Allora credo che la Regione Calabria dovrebbe convocare Legambiente, sedersi attorno a un tavolo, capire cosa non sta funzionando, effettuare altri prelievi di verifica, anche ove ci fossero dei problemi, per capire e programmare degli interventi da fare nell'immediato. Dati come questi chiaramente oggi stanno generando grandissima paura e soprattutto confusione. Soverato, dialogo tra scienza e fede con Pungitore e Don Fodaro. Una serata ricca di pensiero, assoverato, promossa dalla locale sezione dell'Unione Cattolica Italiana Insegnanti, Francesco Pungitore, scrittore e docente di filosofia, e Don Ferdinando Fodaro, catechete e dottorando in teologia, hanno condotto un dibattito affascinante, stimolato dalla presentazione del libro Metafisica dell'intelligenza artificiale. L'evento UCIM ha attirato un pubblico numeroso e qualificato. La serata, introdotta dalla vicepresidente nazionale dell'Unione Insegnanti, Maria Luisa Lagani, ha toccato vari aspetti dell'intelligenza artificiale e del suo impatto sulla società, tra cui didattica, etica, diritto, economia, lavoro e filosofia. Questo libro dà proprio lo spunto per arricchire la nostra conoscenza e il nostro pensiero su questa tematica così diciamo attuale e che sta costituendo una delle tematiche fondamentali di questo periodo. Penso che nonostante i mutabili scenari culturali, il dialogo tra la scienza e la fede, tra la ragione e la fede, per dirla con Joseph Ratzinger, con Giovanni Paolo II, con Papa Francesco, ecco, fede e ragione ancora hanno tanto da dirsi e da dare alla nostra società. Allora, sicuramente bisogna fare chiarezza, nel senso che si fa anche un po' di epica e di enfasi dell'intelligenza artificiale. Certamente ha fatto passi da gigante, ma non può emulare né racchiudere quello che è il senso dell'empatia umana, dei valori anche etici che siamo in grado di esprimere. Però sicuramente è uno strumento molto utile, è uno strumento che cambierà in maniera particolare radicalmente il mondo del lavoro. Allora, quello che vuole essere il messaggio del libro è anche questo, al di là degli spunti di carattere filosofico come insomma emerge dal titolo, però siamo attenti che soprattutto i nostri giovani devono avere le competenze giuste e necessarie per usare consapevolmente questi mezzi, perché d'ora in avanti dovranno necessariamente convivere con delle occupazioni, quindi con dei posti di lavoro in cui l'IA sarà fondamentale e prioritaria. Chiaravalle, giovani e nuove espressioni artistiche al centro della scena. Il Premio Nazionale Chiaravalle Arte continua a rinnovarsi e a guardare al futuro, aprendosi sempre di più ai giovani e alla contemporaneità. Un esempio lampante di questa tendenza è la partecipazione degli studenti dell'Accademia di Belle Arti di Catanzaro, che sotto la guida della loro docente Lara Caccia, storica e critica dell'arte, avranno un ruolo di primo piano nella mostra che sarà inaugurata il 29 luglio alle ore 18:30 presso il Liceo Scientifico di Piazza Calvario a Chiaravalle Centrale.
Gli studenti animeranno ben due sale della mostra, ognuna con un tema specifico. Quest'anno diciamo, abbiamo creato due sezioni, cioè un'unica sezione dei giovani artisti, ma essendoci due sale a disposizione, abbiamo una sala che è quasi del tutto dedicata alla donna, alla figura della donna nelle sue multi sfaccettature, e invece un'altra sala dedicata anche al linguaggio della grafica e dell'illustrazione. Quindi vediamo che ogni anno, come dire, aumentiamo il nostro interesse ai diversi linguaggi di arte contemporanea, perché quest'anno appunto avremo anche la pittura digitale e l'illustrazione digitale, che per i ragazzi, come dire, è una nuova espressione, una nuova tecnica espressiva, e quindi il premio Chiaravalle si apre ancora di più alla contemporaneità. Tra i talenti che esporranno le loro opere a Chiaravalle ci sono Alois Arruzza, Maria Luisa Bevivino, Francesco Brogno, Marica Corrado, Laura Violetta Dima, Serena Fida, Eva Frucci, Luca Granato, Antonio Iannizzi, Martina Loiarro, Fiammetta Ornella Silipo, Emanuela Tavano, Gaia Valeo, Cassia Vona. Giovani che rappresentano il futuro dell'arte contemporanea, e pertanto la loro presenza è un segno della volontà del premio Chiaravalle Arte di essere un trampolino di lancio per nuove generazioni di artisti. È partita a Chiaravalle la seconda edizione del Festival della Musica. Vediamo questo servizio. Salve a tutti, siamo all'auditorium dell'Istituto Comprensivo Corrado Alvaro di Chiaravalle con l'Associazione di Promozione Sociale de Artibus et Disciplinis. Io sono il presidente Vincenzo Macri e ho il piacere di avere questa sera per l'inaugurazione del secondo Festival della Musica Città di Chiaravalle Centrale i due giovani musicisti che si esibiranno questa sera per aprire le attività del festival. Abbiamo Eleonora Forelli e Danilo Bonazza. Loro si sono prestati, si sono offerti di collaborare con noi, anche forti dell'iniziativa e della loro, anche se giovani, della loro esperienza che hanno su diversi palcoscenici a livello regionale e nazionale. Hanno già diversi concerti all'attivo, diversi concorsi, quindi sono due giovanissimi musicisti, chitarristi, ma con già una buona esperienza alle spalle. Allora, volevo accennare con Eleonora il programma che seguirà questa sera. Ci dici i brani che seguirai? Allora, dalla suite 1007 di Bach per violoncello, preludio all'Emanda, poi l'elegia di Merz, il valsaggioro di Villa-Lobos e infine la trascrizione per chitarra di Yesterday dei Beatles. Bene, un programma vario. Danilo, invece cosa seguirai? Per quanto riguarda il mio programma, è un viaggio nel tempo, insomma, parto dalla musica barocca, rinascimentale, alla musica dei giorni nostri. E parto con un brano di Dowland, che è una fantasia, e per poi arrivare ad un brano dell'Ottocento, che sono le variazioni opera 9 sul tema di Mozart di Sor, e poi eseguirò due studi di Heitor Villa-Lobos, compositore novecentesco, e successivamente un brano del maestro Marco Rossetti, che è attualmente il docente di Vibo di chitarra, che è il Momento Blues numero 1. Bene, questo è il programma che seguiranno i ragazzi questa sera. Io ci tengo a ringraziare tutti coloro che si sono prodigati alla riuscita di questa seconda edizione del festival, quindi i collaboratori dell'associazione, Stefano Zinetti, Magda Muscia e Giampaolo Macri, l'amministrazione comunale, che come sempre è stata molto sensibile all'iniziativa che abbiamo proposto, la cittadinanza tutta, che spero parteciperà in modo importante a tutti gli eventi che noi proponiamo, e ultimo ma non meno importante tutti i docenti che si alterneranno durante questa lunga settimana di masterclass e di lezioni, tutti grandissimi docenti delle professionalità a livello internazionale, e siamo felici di poter dare ai ragazzi la possibilità di approcciarsi e confrontarsi con dei musicisti di questo livello. Inizia questa sera la prima manifestazione della seconda edizione del Festival della Musica a Chiaravalle Centrale, con il patrocinio della collaborazione del Conservatorio di Musica Torre Franca di Vibo Valentia. Il titolo è Se il mondo è nelle tue corde. Quindi questa sera l'amministrazione comunale porge l'augurio e il ringraziamento per questo tipo di manifestazioni.
Beh, doveroso sicuramente. Io stasera porto intanto il saluto del sindaco e di tutta l'amministrazione. È partito tutto lo scorso anno con una convenzione firmata dall'amministrazione con il Conservatorio di Vibo. E il tramite naturalmente sono stati i nostri maestri Vincenzo e Giampaolo Macri. È stato sicuramente un bel risultato, perché avere una convenzione con un istituto così prestigioso, insomma, ci dà onore, ma ci impegna anche a portare avanti un discorso culturale di grande importanza. Io lo dicevo anche oggi, quando abbiamo presentato la mostra di arte contemporanea, che arte e musica sono i due grandi temi, no? Che sia come amministrazione che come consulta stiamo portando avanti, stiamo cercando di sviluppare e cerchiamo di farlo nel miglior modo possibile. Qui naturalmente interviene anche la consulta della cultura, e in primis l'associazione De Artibus et Disciplinis, di cui fanno parte appunto i fratelli Macri. Stasera inizio questa seconda edizione del festival, quindi non possiamo che augurare che questa seconda edizione abbia il successo che ha avuto lo scorso anno, e sperando insomma anche nell'adesione del pubblico chiaravallese, che credo apprezzerà questo grande sforzo, perché parlare di musica classica a Chiaravalle è una nota, ecco, giusto per rimanere in tema, è una nota di grande, che è degna di essere non sottovalutata. Grazie. E certamente questo è un grande evento, e questi momenti, questi concerti sono dei momenti di tutto ciò che è stato fatto. Non dimentichiamo che è stata fatta una masterclass musicale con vari maestri che hanno tenuto lezioni a persone che volevano migliorarsi, no? Nel proprio ambito. Sì, infatti, perché stasera diciamo che è solo l'inizio, è la serata iniziale con un concerto, ma ci saranno altre serate, e poi fa da sfondo a tutto questo la masterclass, quindi ragazzi che parteciperanno a delle lezioni vere e proprie, e che vedranno la serata conclusiva proprio per concludere questo percorso, e quindi speriamo insomma che venga apprezzato. Sono lezioni di perfezionamento, quindi musicisti già esperti. No, parliamo di maestri, infatti sono personalità della musica che hanno una caratura anche nazionale, per cui ancora questo deve esserci ancora di orgoglio, e deve farci ritenere fieri, ecco. A Chiaravalle, la seconda giornata della festa del patrono San Biagio, linea a Bruno Santoro. Don Roberto, la proposta da lei fatta a marzo del 2021 era una processione di ringraziamento per San Biagio una volta usciti fuori dalla pandemia. Ci siamo ritrovati con due giorni nel mese di luglio, in questo caldo mese di luglio, una festa che secondo noi è riuscitissima, ma vogliamo sapere se lei si sente veramente soddisfatto. Beh, già il fatto di dire che si farà il prossimo anno, la risposta è arrivata. Infatti, ma già per il prossimo anno organizzeremo naturalmente sempre qualcosa in più, in modo tale da far partecipare anche tante altre persone. Infatti magari vedremo anche gli orari, ci adegueremo magari venendo incontro alle varie difficoltà, perché prendendo in considerazione che luglio, è vero che quest'anno è stata una settimana diversa dalle altre settimane, però si prevede sempre che luglio sarà un mese caldo, quindi magari vedremo come organizzare per quanto riguarda gli orari. Però la festa è stata più che riuscita, quindi sicuramente si continuerà a fare. E come già dicevo alla prima intervista, il 2 e 3 febbraio punteremo soprattutto a una partecipazione ancora maggiore dal punto di vista religioso, visto che si fa la presentazione di Gesù al Tempio e San Biagio coincidono come feste, quindi è un'occasione in cui la comunità si ritrova a prepararsi anche poi all'inizio della Quaresima. Appunto, lei ha fatto nella sua omelia riferimento spesso a Papa Francesco, ecco, quindi vivere la gioia della festa, non dimenticando però la cultura della memoria e non cadendo nella cultura dell'indifferentismo. Vuole precisare meglio, dire il senso di questo?
il Covid, sì, tra virgolette, diciamo, è passato, però molte volte noi rischiamo davvero di perdere la memoria di tutto quello che è avvenuto. Molte volte diamo il rischio di dare tante cose per scontate. Come esempio, molte volte, perché ho voluto fare questa festa? Per ringraziamento al nostro patrono, a Dio naturalmente, perché siamo riusciti a passare con meno danni rispetto a tanti altri nazioni, i più poveri in modo particolare, che non hanno avuto la possibilità di curarsi. Mi ricordo sempre una battuta all'inizio quando si parlava dell'igiene e tutto quanto meno. Io dicevo, guardate che in tanti posti il problema non è dell'igiene, il problema è che non hanno neanche l'acqua per bere, e quindi figuriamoci se hanno l'acqua per l'igiene, e quindi hanno passato momenti veramente drammatici, e non dobbiamo perdere la memoria di questo, non dobbiamo perdere la memoria anche del bene che è stato fatto, ma che continui. Penso sempre all'alluvione che è avvenuta in Emilia Romagna qualche mese fa, e tutti quanti dicevano questo. Quella la bontà riversata in quei giorni che continua anche dopo. Non aspettare, tra virgolette, la catastrofe o qualcos'altro per dimostrare la generosità. La vera carità è nella costanza di tutti i giorni. Ritornando un attimo a questi due giorni, lei quindi ha promesso per il prossimo anno si dovrebbe rifare. Si sente di ringraziare qualcuno, visto la grande partecipazione, i vari gruppi, i bambini, le suore, l'amministrazione comunale, e c'è stata una partecipazione molto ma molto importante e condivisa della comunità di Chiaravalle in tutto. La cosa bella che è venuta fuori da questa festa di San Biagio è la partecipazione proprio comunitaria, è il patrono della città, e partecipare comunitariamente è un segno proprio che si è intuito il senso della festa. Patrono della città di Chiaravalle, quindi tutta la città di Chiaravalle che vive appunto il senso di questa festa. Hanno partecipato in tanti, magari il prossimo anno per dire inviteremo tanti altri che vorranno, in modo tale che sia appunto una festa in cui coinvolga tutta la città di Chiaravalle, e in modo particolare è un segno anche questo dei vari gruppi della comunità che hanno contribuito con la loro presenza in modo particolare. Don Roberto, i prossimi impegni a livello religioso? Quelli più importanti. Adesso inizierà il mese di agosto, che sarà abbastanza impegnativo. Innanzitutto una cosa particolare è che proprio come inizio pre-novena, diciamo in questo modo, ci saranno degli incontri con la Santa Messa, i Pilati il 31 luglio, il 4 agosto al Vignale e l'8 agosto in Via Alloro. Sono delle preparazioni appunto in preparazione alla novena, che inizierà giovedì 10 agosto, qui in Matrice. Ci sarà la novena, poi ci sarà naturalmente la festa, tutto il trido e tutto quanto, poi naturalmente il programma verrà dato in un secondo tempo, in modo più, diciamo, dettagliato. Questo il mese di agosto. La bellezza del mese di agosto di quest'anno, e questo un po' fa capire una cosa molto positiva. Diceva una volta una battuta Don Giussani: nessuna madre metterebbe al mondo un figlio se non avesse la speranza per il futuro. E quest'anno, nel mese di agosto, avremo molti battesimi. Questo è un segno di positività, di speranza, che non si aspettava dopo il Covid. E quest'anno, nel mese di agosto, un giorno sì, un giorno no, avremo un battesimo. E tutte della comunità di Chiaravalle, non è che sono che vengono da fuori, magari gli emigrati o meno, sono tutti di qua. Questa è una cosa molto positiva, molto bella per la nostra comunità, questo segno di speranza. Poi, naturalmente, quest'anno, a fine agosto, l'ultima domenica di agosto, si farà anche l'ottava della Madonna, e poi inizieremo con la festa dei Santi Medici, che è preceduta poi dalla festa della Dolorata. E vuole aggiungere qualche altra cosa allora, Roberto? Sì, la cosa più particolare che bisogna aggiungere è che dobbiamo decidere precisamente quale domenica, se prima o dopo il 21 novembre. Una cosa che si è vista in questi 4 anni, una grande partecipazione alla festa di ringraziamento alla Madonna della Pietra,
del 21 novembre. Siccome cade sempre durante la settimana, già anche l'anno scorso abbiamo posticipata la domenica successiva. Adesso dobbiamo soltanto organizzare se anticipare o posticipare dopo il 21 e già stiamo iniziando a pensare a qualcosa, diciamo, sempre più coinvolgente. Naturalmente si farà di giorno perché appunto nel mese di novembre. E poi in modo particolare quest'anno stiamo già pensando a una festa molto importante ed è l'8 dicembre, perché quest'anno la festa dell'Immacolata dell'8 dicembre del 2023 coincide con i 10 anni dell'intitolazione del santuario della Madonna della Pietra. L'anno scorso abbiamo festeggiato i 30 anni dell'apertura al culto, quest'anno festeggeremo i 10 anni proprio dell'istituzione del santuario. E già stiamo iniziando a pensare a una festa più impegnativa, magari con la fiaccolata, scenderemo la Madonna della Pietra al santuario, le luminarie e anche la partecipazione in modo particolare con il gruppo AMI, che darà un grosso contributo in quanto è l'occasione della festa del rinnovo anche dei voti delle nostre suore. Bene, quindi tante iniziative che terranno la nostra comunità particolarmente impegnata a livello religioso. Con Giovanni Sanzo, uno dei membri storici del Comitato Feste di Chiaravalle Centrale, ennesima iniziativa proposta dal parroco Don Roberto Celia, ma il Comitato sempre presente in prima fila. Cosa vi spinge e come accogliete queste iniziative? Beh, la cosa che ci spinge fondamentalmente è la fede che abbiamo in tutti quanti noi del Comitato, un gruppo molto armonioso e gioioso e che ci viene spinti dall'entusiasmo del nostro parroco Don Roberto Celia, che appena ci ha prospettato l'idea di fare la festività di San Biagio, il nostro patrono, in versione estiva, anche per poter dare la possibilità ai nostri immigrati che rientrano dall'estero, per noi è stata una gioia immensa, in quanto l'abbiamo accolto con grande entusiasmo e con molta collaborazione da parte di tutti noi. Quindi ci siamo adattati in tutto e per tutto, abbiamo dato il massimo della nostra collaborazione, della nostra disponibilità in modo armonioso, senza pensare ai nostri obiettivi, ai nostri impegni, quindi dedicando tutto il nostro tempo libero per il bene della parrocchia e per dare maggior entusiasmo e e portare un po' di tradizione del nostro padrone San Biagio. Quindi praticamente sempre in prima fila, adesso si prospetta il mese di agosto che è particolarmente impegnativo, presumo, ci sarà la festa solenne del Maria Santissima della Pietra, ma io voglio fare un attimo un passo indietro, sì. I bambini. I ragazzi a Chiaravalle, ecco, so che lei ha avuto anche modo di avere a che fare negli anni precedenti con la gioventù cattolica di Chiaravalle, ecco, quali prospettive ci sono? Vabbè, certo, i bambini sono l'anima della parrocchia, quindi se non ci sono i bambini possiamo dire che è una parrocchia vuota e di conseguenza non c'è spirito di futuro e quindi e per noi dobbiamo lavorare soprattutto su di loro e cercare di avvicinarli, prima di tutto giocando insieme a loro, quindi non pensando che la chiesa è solamente preghiera, ma soprattutto divertimento e stare insieme. E per poter sì che i bambini si potessero avvicinare ancora di più vicino alla parrocchia, stiamo organizzando, come ha detto lei, per il mese di agosto, per la grande festa che stiamo organizzando, come tutti gli anni, la Madonna Santissima della Pietra, una giornata, quasi un pomeriggio intero per i bambini. Quindi siamo quasi alla fine della programmazione della festa, ci mancano alcuni dettagli, però possiamo già dire che sarà un grande pomeriggio il lunedì della Madonna della Pietra, rivolto a tutti i bambini. Accogliamo l'occasione per invitarli ad essere tutti presenti insieme ai genitori e non solo ai genitori nel piazzale della Madonna della Pietra davanti al santuario, il lunedì della Madonna della Pietra, per coinvolgere uno spettacolo che riteniamo che sia per noi meraviglioso, perché l'abbiamo visto in anteprima chi ce l'ha proposto. Stiamo solamente cercando di dare qualche novità in più per poter dire, per dar più entusiasmo ai nostri bambini. L'unica cosa che possiamo dire è che vi aspettiamo numerosi,
Noi vi aspettiamo insieme a Don Roberto con grande gioia, perché, come dice sempre il nostro Don Roberto, se non c'è il bambino in una parrocchia o i ragazzi è una parrocchia vuota. Di conseguenza, se non c'è siamo scarsi di fede, quindi siamo dal motto che il bambino, il ragazzo è la fede attiva della comunità. Bene, grazie. Grazie a lei, grazie all'emittente Teleioni che è sempre disponibile con noi e presente in nostra manifestazione. Ed ora ci fermiamo per una breve pausa. A tra poco. Consiglio comunale dai toni roventi a Chiaravalle. A Chiaravalle si è tenuto il consiglio comunale, approvato il DUP, ma non è stato certamente questo quello che ha surriscaldato la sala consiliare. Il consigliere di minoranza Emanuela Neri è stata messa a tacere dalla maggioranza anche sulla richiesta dell'assenza dell'ex assessore esterno Cesare Pileggi. La Neri chiarisce anche la sua posizione sulla domanda: da che parte sta? Con noi Emanuela Neri, consigliere di minoranza, possiamo dire che oggi la maggioranza l'ha fatta tacere? No, difficilmente riesce a farmi tacere, nel senso che il mio stare in qualche modo in silenzio nella seconda parte di questo consiglio è una scelta, non è stata sicuramente dettata dal comportamento altrui, che sappiamo benissimo, difficilmente nel momento in cui voglio esprimere un pensiero mi si riesce a farmi stare zitta. È stato solo un momento di rammarico perché lo scorso consiglio mi ha visto fare un intervento di oltre mezz'ora, dove comunque ponevo all'attenzione di questo consiglio e dei cittadini dei problemi seri che riguardano il futuro di questo paese. Chiedevo se erano state fatte delle indagini, se si guardava il paese e lo sviluppo di Chiaravalle da qui alla medio e lungo termine, perché la politica non è quella attuale, cioè non si fa politica con l'ordinaria amministrazione, quello è un qualcosa di dovuto ai cittadini. Io penso che invece la politica abbia l'obbligo morale, civile e sociale di guardare alle future generazioni, e io purtroppo questa programmazione non la vedo. Gliel'ho sollevato in fase di consuntivo e in qualche modo cercavo di farlo capire anche oggi. Mi sono sentita dire che si risentiva la stessa musica, ebbene io qua ho un ruolo diverso, che è quello di consigliere, è un ruolo di chi fa politica. Nella mia vita non so suonare e nemmeno cantare, canto in maniera molto stonata, quindi canto nelle mura di casa mia. Qui penso di svolgere un ruolo diverso e di questo ruolo bisogna avere rispetto. Quindi non ho semplicemente preso la parola perché non ho ritenuto il comportamento nei miei riguardi rispettoso del luogo e del ruolo. Lei ha chiesto spiegazione e ha sentito molto la mancanza dell'assessore esterno Cesare Pileggi. Assolutamente sì, cioè chi fa politica è impossibile che venga in una seduta come questa, dove c'è l'approvazione del documento di programmazione unica, ci si butta così il fatto della questione del cambio di deleghe, quindi degli assessori, e non si legga il fatto che c'era una mancanza importante, ma non perché l'assessore, in questo caso Pileggi, che rimetteva il ruolo, doveva essere qui presente in consiglio, perché sappiamo tutti che non poteva essere partecipe al consiglio. Però sapendo per esempio di questo turnover, che ormai è saputo e risaputo e che non è sposato come idea e come principio dalla sottoscritta ed è palese, perché lo dico da oltre 7 anni, perché le deleghe si danno sulle competenze e sul merito, non si danno perché bisogna in qualche modo accontentare tutti, io credo che nell'ultimo consiglio gli assessori che dovevano lasciare il passo agli altri, si sapeva già che alla seduta successiva l'avrebbero fatto, era giusto che rendessero conto ai cittadini di ciò che avevano realizzato in questi 2 anni di mandato, visto che non sono io, Emanuela, o un altro singolo che dà il compenso, diciamo così, al
all'assessore, ma sono i cittadini, quindi è l'utilizzo dei soldi pubblici che anche nell'assegnazione, giustissima, perché io sono per in qualche modo i compensi alla politica, perché la politica costa, sia ben chiaro, però è anche giusto poi rendere conto, come in qualsiasi altro luogo, nel momento in cui si ha una retribuzione, un professionista deve rendere conto del suo operato. Io credo che sia arrivato il momento dove anche la politica deve rendere conto, perché se per 2 anni hai un compenso che nasce dai soldi pubblici, è giusto che ti presenti di fronte ai cittadini, a chi ti ha votato e a chi non ti ha votato, e dici che cosa hai realizzato in quegli anni. Qui oggi quella presenza è mancata e quindi io ho semplicemente sollevato una questione per me importante. Con il Menonere vogliamo chiedere un altro punto, che se ne è parlato parecchio nel nostro paese. È tornata adesso la manovella di un tempo. Tanti dicevano che stavi per passare in questa maggioranza. Cosa c'è di vero? Ma guardi, io da una vita che sento e sento sempre le stesse cose, nel senso che ho dato ampia dimostrazione di ogni momento mio politico di renderlo noto, cioè io non mi nascondo mai dietro una colonna, diciamo, non mi nascondo mai per mia natura, cioè io prendo delle decisioni e le rendo note e rendo partecipe chi mi ha votato in particolar modo, ma anche chi potrebbe votarmi in futuro, delle azioni che faccio io in rappresentanza del gruppo che si è candidato con me alle ultime elezioni. Mi sono sentita dire anche durante la campagna elettorale, prima della presentazione delle liste, che io avevo degli accordi, ma poi la realtà ha dimostrato un'altra cosa, lo dimostro quotidianamente. A me non interessa chiudere accordi per posizionare la mia persona per interessi personali o per... Io mi siedo ad un tavolo con i miei interlocutori politici e ipoteticamente chiudo accordi se e solo se ci si accomuna attorno ad un progetto che è un progetto serio per il bene di Chiaravalle. Ad oggi delle dicerie continue in paese per discreditare la mia figura e la figura di tutti i ragazzi che fanno parte del mio gruppo, io sinceramente li lascio il tempo che trovano. Il consigliere Giuseppe Rauti ha chiesto lumi sulla situazione stadio e Campetti. Fa parte di un quadro drammatico, perché non è che il discorso è legato esclusivamente a quello che sta succedendo al campo sportivo di Foresta, dove c'è un mutuo, quindi non finanziamento, mutuo, un prestito che Chiaravalle stanno già pagando da 2 anni, quindi c'è questo mutuo, quindi l'opera è già finanziata, i lavori dice che sono iniziati, non è che non l'abbiamo visti, ma sembrerebbe che siano iniziati. Ponteggio l'hanno messo. E il ponteggio che cos'è? Il ponteggio non è niente, il fatto che qui c'è da realizzare tutte le opere infrastrutturali concrete, chiaro che qui se ne andrà un anno di lavoro. Chi usufruisce della struttura, in primis la società di calcio, ma poteva essere non solo lui, poteva essere altri tipi di attività sportive, ovviamente, o oltre ovviamente alle tifoserie, non ne può usufruire. Ma quindi il campo sportivo, lo stadio di Chiaravalle Foresta è interdetto al pubblico da anni, la situazione ormai è fuori da ogni logica umana. Ora questo cantiere è partito con, ribadisco, un mutuo che i chiaravallesi pagano mensilmente, oltre alle bollette, oltre al mutuo della propria casa, hanno anche il mutuo del loro campo sportivo a Chiaravalle, che pagano senza poterne usufruire. Vabbè, ma comunque quello che già avete visto anche alla Foresta. Vabbè, non parliamo del centro sportivo, del chiosco, che sennò sembra che poi torniamo, anche lì una storiaccia. Ora, per scorrimento di gradatoria hanno assegnato la struttura ad un'altra associazione, non so se si poteva fare, tra l'altro c'è un contenzioso in corso lì, no? Quindi in che modo chi subentra usufruisce dei lavori fatti da chi aveva avuto la prima concessione? E questo ce lo dovrebbe spiegare la politica, ce lo dovrebbe spiegare il sindaco, ma il sindaco insomma si deve dedicare ad altri problemi, il sindaco, visto che ha fatto un video pubblico in cui dice che a Chiaravalle non piove da maggio del 22, quindi... c'è questo problema della siccità, un anno e mezzo che non piove a Chiaravalle. Io da parte quasi lo ammiro, perché a dire una sfacciatamente una cosa, una sciocchezza così colossale, e poi chiaramente chi lo vota, no? Dovrebbe farsi pure qualche domanda. Dice, ma noi stiamo votando uno che dice che da un anno e mezzo che Chiaravalle non piove.
È chiaro che questa è la cifra stilistica di come lui gestisce la cosa pubblica. È chiaro che, insomma, come ha detto oggi, che ha trovato un serbatoio, un pozzo per alimentare il serbatoio, da questa idea come lui col caschetto da speleologo, con la luce, attenzione amici, ho trovato un pozzo in più, insomma, una cosa surreale, no? Insomma, fa una descrizione che non ha nessun senso. L'altra domanda però, sei sindaco da 7 anni, Moti si è accorto che c'era un pozzo in più? Porca miseria, se un altro sei un pochino distratto. È chiaro che, insomma, di fronte ai problemi lui si pone in questo modo e dispiace, perché noi in verità abbiamo un atteggiamento abbastanza collaborativo. La qualità che c'è, lo dico sempre, in questa minoranza è molto alta. Io sono il peggiore di tutti quanti, però obiettivamente, insomma, avete visto, insomma, anche gli interventi dei colleghi Maida, della Neri, sono interventi di un certo livello e dimostrano che c'è qualità politica, si studia, si approfondiscono le cose. Ricordiamoci sempre che noi purtroppo non abbiamo mai amministrato, quindi cerchiamo di intuire i meccanismi della politica, cioè studiamo, ma non siamo mai stati amministratori, però facciamo il massimo di quello che possiamo fare al servizio della comunità, speriamo di poter fare quello che è il nostro mandato nel migliore dei modi. Con il consigliere Vito Maida si è parlato del DUP, le sue valutazioni? Beh, oggi ci sono stati diversi punti all'ordine del giorno, tra cui quello più importante chiaramente era l'approvazione del DUP, ovvero diciamo, il documento unico programmatico che fa l'organo esecutivo, che presenta l'organo esecutivo al Consiglio Comunale che poi dovrà approvarlo. Chiaramente sono gli obiettivi che l'organo esecutivo si pone di porre in essere e quindi poi dovrà essere, come è stato oggi proposto al Consiglio Comunale, che dovrà ritenere opportuno se approvarlo o non approvarlo. Io ho votato contro perché non ho condiviso e non condivido comunque l'azione politica di questa amministrazione, che comunque è sempre disconnessa da quella che è il territorio, che è lontana dai cittadini e dalle problematiche che riguardano i cittadini. Ho voluto durante il Consiglio stesso fare anche alcune precisazioni, perché è giusto anche per chi ci ascolta spiegare quali sono i ruoli, perché anche questo cambio che c'è stato nelle more tra assessori e consiglieri, quindi con questa sorta di turnover di 20 mesi, e cercando anche di spiegare che comunque il ruolo dell'assessore è un ruolo ben specifico, mentre quello del consigliere comunale anch'esso è un altro ruolo, se no altrimenti si cerca di confondere appunto quelli che sono i ruoli stessi che sono previsti dalla normativa, perché c'è un organo di controllo e c'è un organo invece che si occupa della programmazione, dell'esecutivo e quant'altro. E quindi ho voluto anche specificare questo aspetto, che lo ritengo anche importante, visto che sono state date delle deleghe ai consiglieri comunali e che hanno esternato chiaramente durante il Consiglio Comunale di aver posto in essere delle azioni. E ho evidenziato che comunque questo tipo di azioni il consigliere comunale non le può diciamo, effettuare, fare, perché non rientra proprio nel suo ruolo. Il ruolo diciamo, di portare all'esterno e compiere atti esterni rientra solo nella figura dell'assessore. Finalmente lei non chiamerà più l'assessore esterno Pileggi, perché è dovuto uscire da questo turnover. Lei è intervenuto pure sul delicato problema della Proloco, rinascita della Proloco. Questa missione deve dare più spazio alla Proloco. Sì, perché praticamente per quanto riguarda l'assessore esterno, oggi è subentrato Pepe De Leo come assessore esterno, perché loro hanno ritenuto come azione politica fare questo turnover, richiamando anche coloro che non sono stati eretti. Io chiaramente, ripeto, è una scelta che non condivido, perché comunque se uno non viene eletto vuol dire che è stato bocciato dai cittadini, però la rispetto perché sono delle scelte di natura squisitamente politica. A mio parere, chi ricopre una carica di assessore con una delega ben specifica deve avere le competenze e le qualità per poterla ricoprire nel migliore dei modi, anche perché in questo modo tu puoi dare un contributo diciamo, valido alla comunità e nel ruolo che tu vai appunto a ricoprire. Tornando alla questione Proloco, innanzitutto faccio gli auguri al neoeletto presidente Marinella Rotiroti e al consiglio direttivo tutto.
mi auguro, io l'ho detto durante il Consiglio Comunale, che d'ora innanzi la Proloco possa essere davvero un punto di riferimento per la comunità di Chiaravalle per quanto riguarda tutti quelli che sono gli eventi che si andranno a fare. Purtroppo diciamo, la Costituzione è partita molto tardi, perché è partita già a luglio e quindi non c'erano i tempi tecnici tra le formalità burocratiche e quant'altro affinché si potesse diciamo, arrivare a fare un programma completo. Però sono sicuro che sicuramente già qualcosa hanno in mente e qualcosa si farà a partire già dalla prossima presentazione, dove sicuramente illustreranno anche gli obiettivi che si sono posti come associazione Proloco. Sono tutte persone valide, competenti e quindi sono sicuro che riusciranno in questo. Quello che mi auguro, e l'ho detto anche durante il Consiglio Comunale, è che oggi l'amministrazione riconosca questa associazione, perché è l'unica anche riconosciuta, la Proloco, a livello nazionale, come diciamo, punto di riferimento anche per le altre associazioni. Cioè, quindi che ci sia un filo conduttore, un dialogo e anche un supporto da un punto di vista dei contributi e di sostegno anche diciamo, morale e fattivo. Come, diciamo, come capofila alla Proloco dell'associazione, diciamo. Esatto. Lei è intervenuto anche per quanto riguarda lo stadio. Sì, per quanto riguarda lo stadio ho voluto fare un passaggio, perché chiaramente ho appreso della questione che la società di calcio, purtroppo per via dello stadio che risulta ancora un'opera incompiuta, per una serie di vicissitudini, perché comunque non ci dimentichiamo che da oltre due anni che è stato chiesto un mutuo, e su questo anche voglio fare sottolineare questo aspetto, perché l'amministrazione Donato è sempre stata contraria ai mutui, e quindi in questo caso ha voluto invece fare un mutuo per diciamo, mettere in sicurezza e ripristinare quello che è lo stadio. Quindi di fatto andando contro quelle che erano diciamo, le loro posizioni che hanno sempre assunto nel corso degli anni, anche criticando le precedenti amministrazioni. Detto questo, la cosa che mi preoccupa di più è che oggi c'era una società sportiva che aveva comunque investito e che ha investito su Chiaravalle, e che quindi poteva essere anche un punto di riferimento anche per i cittadini, ma anche per persone che venivano da fuori, perché chiaramente quando gioca una squadra di calcio dal settore giovanile fino alla promozione, eccellenza e quant'altro, ti porta sul territorio anche soggetti e persone dall'esterno, quindi ti fanno conoscere il paese, si crea comunque un volume da un punto di vista economico, possono lavorare anche i commercianti, e a me queste cose che ci tengo al mio paese in modo particolare preoccupano ampiamente. E quindi io quello che ho chiesto e ho ribadito, se c'era un modo affinché si potesse consentire alla società di calcio di poter rimanere a Chiaravalle, perché credo che sia importante da un punto di vista anche della socialità stessa. Però purtroppo io vedo che spesso questa amministrazione è davvero distante da quelli che sono i problemi sociali che riguardano le problematiche di Chiaravalle. Su questo, anche se diciamo, riguarda un altro tema, però è importante dirlo, c'era anche la questione idrica, dove ho fatto su istanze di tanti cittadini che mi hanno contattato nei giorni scorsi anche un'interrogazione comunale, dove ho chiesto di intervenire sempre per la tutela di quello che è il diritto anche all'acqua, perché mi chiamavano i cittadini, giustamente, cioè, arriviamo alle 18 a casa, non abbiamo nemmeno un filo d'acqua per farci una doccia dopo che rientravano dal lavoro, e queste sono situazioni e disagi che una buona amministrazione dovrebbe anche prevenire, perché ci può stare il caso fortuito, quindi un qualcosa di imprevedibile, ma in questo caso si parla che ormai ogni anno si presenta questa tipologia di problema, e quest'anno sicuramente è stata addirittura anche anticipata ai mesi
precedenti, quello di agosto, quando Chiaravalle, tra virgolette, ha il rientro dei propri emigranti, di qualche turista, e quindi si può creare maggiormente il problema della risorsa idrica. Io ho chiesto e ho cercato di spronare, anche attraverso l'interrogazione che ho trasmesso anche a Sua Eccellenza il Prefetto, affinché si potesse intervenire preventivamente per tutelare anche questo tipo di diritto dei cittadini. Ma non dimentichiamo anche lo stato delle strade, che sono comunque, ho visto che ha fatto la relazione il neo assessore Giuliano Fera, la viabilità. Purtroppo abbiamo un territorio che è veramente dissestato. Io nella giornata di ieri ho attraversato tutte le nostre zone rurali, sono passato dalla zona di Clemenza, Fracuso, Pellegrini. Ci sono veramente un dissesto sotto tutti i profili, e purtroppo questo non è un buon biglietto da visita, soprattutto in questo periodo che le persone vengono da fuori. Non ci dimentichiamo anche la questione della piazzetta, dei lavori che sono rimasti incompiuti, e per un altro anno, come l'anno scorso d'estate, ci ritroviamo un cantiere aperto che non sappiamo quando verrà ultimato, ma anche la scuola elementare stessa. Io avevo sollevato la questione sulla scuola elementare tempo fa, e ad oggi avevo sicuramente ragione, perché i nostri ragazzi, i nostri figli si trovano ancora a dover andare in una struttura che sicuramente non ha tutti i comfort e non ha tutti i requisiti della sicurezza. Pertanto io mi auguro che da qui innanzi ci sia un cambio di rotta, ma soprattutto per il bene dei cittadini. Il mio impegno ci sarà sempre, sarò attento, cercherò di monitorare tutta quella che è l'attività e di vigilare su quella che è l'attività della maggioranza, soprattutto da un punto di vista della trasparenza e a tutela dei diritti dei cittadini.